Anno nuovo, palinsesto nuovo, quattro nuovi programmi che partono. Raccontaci in che direzione sta andando DJ Television. Ma noi andiamo nella direzione di essere consapevoli di avere una grandissima opportunità, perché la visibilità che ci dà il canale 9 del digitale terrestre è enorme e quindi è anche una grande responsabilità. Abbiamo dei mezzi, però alla fine la televisione è piccola e non vogliamo fare quelli che partono, lancia in resta e poi si perdono a metà strada, quindi siamo molto concreti dal punto di vista, diciamo, della gestione economica. Consapevoli di questi due particolari, abbiamo anche siamo arrivati alla conclusione di dover essere assolutamente diversi dagli altri, quantomeno di manifestare una certa alternatività e quindi fare per un pubblico grande delle cose molto piccole, a volte parodiando meccanismi, come nel caso per esempio del quiz di Andrea e Michele, che sarà un quiz di partenza, in verità sarà un talk o un panel, come dicono quelli che parlano bene di televisione. È un quiz che si ripromette di studiare l'universo femminile senza avere, diciamo così, i soldi di Darwin e di Canale 5, insomma, no? Però con l'abilità di Andrea e Michele, che secondo me sono destinati a fare molta strada in televisione, e la simpatia specialmente di Nora e di Christine, che sono queste due ragazze, una tedesca e una americana. Nora poi l'avete vista già in molti programmi televisivi, Nora Mogal, ex ballerina del Moulin Rouge che avete visto da Chiambretti, e Christine è una ragazza americana, che rappresentano un po' l'essere donna ma geograficamente diversa da quelle che noi siamo abituati a frequentare. Poi c'è un programma che si chiama L'Ora in Ipsum, che è un quarto d'ora al giorno meraviglioso, in cui si parla di tutto quello che accade sulla rete, YouTube e dintorni, tutto quello che di creativo c'è nel mondo della rete, che è in questo momento sicuramente la più grande fabbrica di creatività, però per la prima volta, credo, o per una delle poche volte, curato e gestito da una persona che conosce bene quel linguaggio e al tempo stesso conosce bene anche il linguaggio televisivo, avendo lavorato per esempio per Le Iene e per altri programmi, che è il mio amico Matteo Curti. Dopodiché c'è Motherboard, che è una parentesi dedicata alla tecnologia sotto tutti i suoi aspetti, anche quelli un po' più bizzarri, gestita da Federico Russo, e poi per finire c'è il bim bum bam notturno, che si chiama In realtà Trin Trun Tran, che è ovviamente un finto programma per bambini fatto da tre finti bambini che sono in realtà tre monelli piuttosto adulti, e cioè Fabio Alisei, Paolo Noise e Wender, che arrivano da un'esperienza radiofonica di grande successo, ma dalla quale hanno cercato, insomma, ed è per questo che mi hanno cercato, di a questo punto della loro carriera allontanarsi, nel senso che sono diventati famosi per una certa trasgressione che fino a un certo punto è divertente ma poi rischia di diventare veramente una gabbia. Da qui la voglia di scappare dallo zoo.